Fan, oggi è un giorno speciale, il concerto dell'Aurora, l'ennesima edizione che state portando avanti, il pubblico è già qui da tempo, l'orchestra di Sistema Musicale sta provando, è una cosa meravigliosa, un momento molto bello, sì. Un momento particolare legato alla festa che avremo, che è in atto, che è partita. Sì, è un momento sempre molto emozionante e particolare, questo momento dell'alba, dell'aurora, come risuona nel canto tradizionale, e l'aurora è oggi più bella, quindi vogliamo rivivere questo momento dell'aurora, così come sorge il sole, sorge l'aurora, sentiamo che Maria è l'aurora di questa nuova era che ha portato Gesù sulla terra. E allora vogliamo, attraverso la musica, gli inni, attraverso i momenti belli di ascolto anche, di ciò che è il bello che i compositori hanno preparato, anche di vivere questa bellezza che è Maria, che ci dona il figlio di Dio, Gesù. Allora, diciamo, è nata qualche decennio fa sul sagrato della Chiesa, questo incontro fatto così al mattino in attesa delle funzioni liturgiche che le o precedeva o le posticipava, questo concerto è nato così per, poi dalla chiesa si è passata alla spiaggia, che è comunque territorio della Madonna, perché qua la vedremo attraversare sulle spalle dei pescatori, dei saraceni, dei lavoratori del mare, viene fuori la città più viva e quella meno fatta di colori e auguriamo che insieme alla crescita fisica ci sia anche una crescita spirituale, soprattutto in questi tempi particolari. Certo, è uno stimolo per tanti per rinnovare la propria fede in questo momento anche della festa dell'Assunta. Quest'anno abbiamo come novità che l'orchestra è un'orchestra nuova, fatta di giovani, nostri contemporanei, sono tutti del Conservatorio di Salerno, tutti diplomati, tutti maestri di musica, e ci auguriamo veramente di ascoltare. Ci fa piacere, sempre più incontriamo delle realtà locali, perché serve a classificare delle identità, il nostro grande conservatorio Martucci di Salerno, e poi vedere arrivare delle orchestre dall'esterno. Ma frammistarle comunque significa anche ottenere degli ottimi risultati. E anche stimolarli. Intanto vogliamo dire il programma del giorno della festa, che è il 15 agosto, giorno dell'Assunta. Già dal mattino all'alba avremo delle messe in chiesa. C'è un momento della vigilia molto bella, 14 alle 9.30. Abbiamo il nostro arcivescovo che celebra la famosa alzata del quadro, del panno. È questo momento molto bello a cui i mosesi tengono tantissimo. Infatti vediamo sempre una folla radunarsi intorno a questo evento. E poi il giorno 15, fin dal mattino alle 7, ci sono delle messe che procedono ogni ora, c'è una santa messa dal mattino alla sera, poi la tradizionale processione per le strade e per la spiaggia. Per le strade e per la spiaggia, la vedremo attraversare la passeggiata marinara. Noi saremo dietro di voi, parroco, per questi eventi puntuali e particolari, e vi facciamo i nostri auguri e i nostri complimenti. Vi ringrazio. Buona giornata. Buona presentazione del concerto. Maestro, buongiorno, siamo particolarmente felici. Maestro Ivan Antonio, Conservatorio di Salerno, siamo felici perché dopo tanti anni di cose, adesso abbiamo dei ragazzi, nella platea riconosciamo dei costaioli, degli abitanti della costiera amalfitana, e quindi questo Made in Italy, ma ancora più Made in Salerno. Esatto. Vuole essere così gentile da presentarci questa giornata? Sì, assolutamente sì. L'orchestra è l'Orchestra Sinfonica di Salerno Claudio Abbado, una delle realtà più giovani del territorio campano, è nata nel 2016, però insomma abbiamo già fatto un bel po' di cose, ci siamo esibiti insomma sia in Italia che all'estero riscuotendo ampi successi. Sono tutti ragazzi professionisti, diplomati nei conservatori della regione Campania, tra Salerno, Napoli. Giovani forze vive all'assalto di. Esatto. Il programma eseguiremo la Sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, la Sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi, la Farandole dall'Arlesian Suite numero 2 di Bizet, e poi infine la Sinfonia numero 7 di Beethoven.
possiamo parlare di un programma tra virgolette estivo, leggero, fruibile, sì, a tutti i livelli? Sì, 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 è un programma ben equilibrato, nel senso che è un programma comunque d'élite, se così si può definire, perché comunque c'è una parte sinfonica importante, che è quella insomma della Sinfonia di Beethoven, però non manca. C'è il momento di mostrare la professionalità e c'è anche il momento brioso. Esatto, e non mancano insomma i momenti di celebri melodie che fanno parte della nostra tradizione italiana. Vi lasciamo al podio e il nostro in bocca al lupo. Grazie. Buona giornata, auguri e complimenti. Il sindaco di Positano, signor Tuzzo, ci accoglie stamattina all'alba alle 5, siamo sulla spiaggia di Positano per questo momento particolare e speciale che ormai è diventato una tradizione, sono 10 anni e più che va avanti, è nata. Ormai sono 10 anni e più, come dicevi, che va avanti questo concerto all'alba che organizza la parrocchia di festeggiamento della Madonna assunta il 15 agosto. Quest'anno abbiamo voluto dare, come dire, un cambiamento, abbiamo deciso di utilizzare l'orchestra Claudio Abbado di Salerno, dando fiducia ai giovani perché sono tutti ragazzi del conservatorio. Bellissima questa idea perché dà valore alla realtà locale, perché tanti da Positano vanno a studiare al Martucci di Salerno e quindi abbiamo delle realtà effettivamente territoriali. Sindaco, ci piace questa accoglienza in grande stile, siete sempre un maestro di eleganza, sediamo. Grazie, troppo buono. Buona giornata, auguri e complimenti. Maestri, chi è? Don Giulio, buongiorno. Buongiorno. E che giorno? Noi iniziamo con la musica. Lei non immagina quanto siamo felici e che sobbalzo al cuore vedervi qua. Grazie. Anche perché, lo diciamo, a tempi stretti a bassa voce, è la vostra creatura che sta qua. È una creaturella la vostra che è cresciuta. È nato sul sacrato della chiesa, eravamo in pochi, poi mamma, tanti anni fa eravamo in pochi, mentre invece adesso mi giro dietro di quello pubblico. E il vostro sorriso ci dice che si esprime un po' di soddisfazione. Come? La creatura che è cresciuta, se non sbaglio. Gli avete messo le ali e 12, avrà 12 o 13 anni. Infatti, cioè, oltre un decennio sicuramente. Sì. E di poi, ecco, da veramente il sorgere del sole che ci richiama anche dell'aurora che sorge più bella in onore della Madonna. Quindi è stata, diciamo, una invenzione, una intuizione che vuole essere a lode della Vergine. Ma anche e soprattutto una piccola sfida, perché questo è un orario in cui diciamo che i ragazzi stanno tornando dalla discoteca e farti trovare con l'orchestra sulla chiesa queste ragazze un po' rintonecite che vengono fuori dalla discoteca è stato veramente uno sfidare. Però l'hai vinto. Ricordo tanti anni fa mi hai raccontato, mi hai colpito, mi è rimasta nell'immaginario questa vostra visione molto semplice. Dice all'angolo c'è sta che la neve, acca c'è sta la nostra, erano queste tre sorelle, queste tre madonne che si incontrano in questo giorno. La Madonna di Monte Castello, la Madonna di Monte Prestoso e la Madonna di Castiglione, che ci proteggono. Perché durante, ecco, il maltempo la castellana, la Madonna di Monte Castello, si guarì, io guardate i miei, guardate i tuoi, e a Graziella chiamò Assunta giù alla spiaggia e disse guardate i tuoi perché chi mi ha guardato i miei. E poi ci sta pure Carmelo, Monte Carmelo e Dinocente. Bello, questa immagine delle quattro, sì. Poi nello stesso tempo Positano è tutta Mariana, inizia dalla spiaggia, Maria Assunta, sale alla Chiesa Nuova, Maria delle Grazie, Monte Pertuso, Maria. Il punto Mariano è. Però l'evento eccezionale è questo qua, il vedere questa Madonna che attraversa tutti i lettini del mare, i positanesi che gli fanno strada, quindi c'è una predisposizione della città a ricevere, a far amare questa devozione particolare. E difatti è anche la novena, la mattina alle 7, la sera alle 7, c'è devozione, c'è devozione. E solamente siamo in un periodo
di molto lavoro, perché, diciamo, non è che si è mangiato, ma dà un pochettino di difficoltà. Certo, avere l'unica strada che attraversa il paese, se ci mettiamo a fare una bella processione, significa anche sfidare le ire di tanti che devono raggiungere l'aeroporto, devono raggiungere alberghi, imbarcazioni e cose. Però bisognerebbe anche studiare. Con un equilibrio, come avete sempre saputo fare, si riesce a ottenere e a fare. Studiare anche altre forme, altri momenti, altri tempi per rispondere alle esigenze che il popolo sente la grande devozione, molto volte impedito. Quando Don Giulio parla di studiare e cercare altre forme, mi sovviene semplicemente alla moto. Con quei cornetti era in grado di attirare gente fin da 30 chilometri. Già sorrendo, venivi tu tutta. I nostri auguri ai nostri compagni. Grazie infinite, grazie. Sempre in prima fila. Grazie, auguriamo. Grazie infinite.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
L'orchestra di Salerno, ancora un applauso per questi giovani artisti. Al maestro facciamo omaggio di questo ricordo di Positano, questo dipinto del noto artista di Positano. Con i complimenti e ringraziamenti. Contenti di ospitare l'orchestra di Salerno, non solo perché sono tutti i nostri conterranei, la nostra provincia, sono tutti maestri, ecco, di al conservatorio di Salerno, che auguriamo possano fare Salerno-Napoli, della Campania, della regione, quindi che possano fare, ecco, anche ulteriori passi nella loro carriera, nel loro impegno musicale.
Ringrazio anche il comitato che si è impegnato già da ieri a montare palco, stanotte a trasportare strumenti, organizzazione. La loro presenza è la nostra porta. Grazie. E se il buongiorno si vede al mattino, questo è un buongiorno. Auguri, buona festa. Concerto? No, non diciamo che non siamo dormire. Mai andati a dormire. Cioè, state qua giù in spiaggia? No, no, stiamo venendo da Salerno e con il Puma non siamo andati proprio a dormire. Ah, quindi avete fatto siamo molto abbassati, un po' le facce. Però è stata positiva, è stata emozione, no? Sì, 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 assolutamente, è un posto magnifico. Complimenti. Il pubblico, come l'avete visto? Entusiasta. Va bene. E partecipe anche. Nonostante l'ora era. Ah, poi c'è pure il ritorno della discoteca lì, sta di tutto, No, va bene, complimenti.